L'alternanza scuola-lavoro è un confine sottile come un velo di seta per chi ha scelto di studiare ciò che ama anche fuori dai banchi di scuola. All'Istituto Cattaneo dell'Edda l'indirizzo moda si è messo in vetrina, anzi in passerella, ospitando, tra scaloni e corridoi, un evento sfilata con le creazioni di studentesse e studenti. Al tavolo dei relatori, i giudici di oggi, professori e preside, ma anche quelli di domani, gli operatori della moda. L'importante perché rende l'immagine della scuola e di quello che riesce a fare. Per noi è importante per attingere risorse giovani all'interno della scuola per poi portarle all'interno dell'azienda tramite stage, contratti di apprendistato per poi conseguire anche magari un'assunzione permanente. Comprendere quelle che sono le competenze acquisite durante il periodo scolastico e ragionare su quelle che sono poi le necessità da un punto di vista aziendale. Nel corso dell'evento la scuola si è mostrata per ciò che è: un laboratorio aperto, un luogo creativo, i cui orizzonti si ampliano diventando più specifici. Primo obiettivo, fare rete con le eccellenze della moda del territorio, anche attraverso la neonata rete TAM, tessile abbigliamento moda. Nasce questa rete con 70 istituti professionali con indirizzo moda, e lo scopo e l'obiettivo vuole essere appunto quello di creare una sinergia scuola con le imprese del territorio. Orizzonti nuovi che per una volta permettono di sognare e viaggiare anche ai docenti coinvolti nel progetto di formazione europea Erasmus Plus K1. Sono stata ospite della scuola Suarez de Reis di Porto, quindi anche qui c'è stata una bella interazione tra docenti di due nazioni differenti.